Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nello speciale 70 iscritti parte 2. E faremo un tour delle mie televisioni, televisori, come cavolo li volete chiamare. Ah! Qui c'è la mia preziosissima Funola che è mezza aperta. Perché è mezza aperta? Beh, l'ultima volta che ho visto una... Stavo guardando da sopra, ho visto una scintillona nella bobina. L'ho aperta per vedere che cazzo era. E... boh, fine. Lo schermo è andato completamente nero e... quindi, quella lì è morta. Sto cercando... qua ce n'è già una, però è troppo grossa. Una nuova bobina da cannibalizzare da un altro televisore rotto, tipo. Stupida finestra di... Qua, voilà. Tipo quella lì, se vi ricordate, questa era la Philips. Però purtroppo mi è esploso il flyback in faccia. Ma vaffanculo. Bon. Comunque mi è esploso il flyback in faccia e sono un po' incazzato. E qua negli ultimi giorni ha piovuto un casino, quindi è piena l'acqua. La nostra scatola dell'antenna. Ok, quindi quella lì ce la possiamo dimenticare perché ha piantato su una puzza che non si può. Mi è esploso il tipo. Vabbè, lasciamo stare, guarda. Comunque aveva veramente tante ore. Quella lì l'ho buttata via anche perché sinceramente non andava niente. Nel videoregistratore, che è ovvio, e i tasti erano tutti diversi. Non ho mai capito come ha funzionato quella televisione lì, quindi vaffanculo, dimenticatevela tutti. Quindi, Miver 15V1, bellissima, anni 80, esposizione di antenne. Funziona ancora benissimo al giorno d'oggi. Pure questa qui, la Miver 14C5V. Credo che era così. Devo stampare un cosettino per lì, se no mi dimentico ogni volta. La Miver 20P3. Questa funziona ancora benissimo. Questi due Samsung qua sono probabilmente... cioè... se non credo che le Samsung siano fatte dalla Funai, ma se mi potete scrivere se erano fatte dalla, se i meccanismi del videoregistratore erano fatti dalla Daewoo, sarebbe un grande piacere. Questa qui è una Minerva e non la posso usare. Perché non la posso usare? Si è staccato il cavo della corrente, devo trovargli quello originale, punto. La GBC, una televisione degli anni 60, e funziona ancora benissimo al giorno d'oggi, peccato per il tubo catodico che si sta scaricando. Cosa ci si può fare? O ne trovo una per parti di ricambio o no. Purtroppo è così. Miver, o la lascio così, mica... cioè... mica la distruggo. Questa è una Miver
vabbè, un onnivoro, 14 P2. Quelle antenne lì erano new old stock, cioè nuove nel loro pacchetto, che erano da 20 anni, che erano nel pacchetto, e sono già piene di ragnatele, perché sono vicino al tetto. Vabbè. C'è quella Sony lì che produce una immagine, una qualità immagine bellissima, come quella bellissima Sony 32 pollici, Trinitron Vega, e United Fast Text. Anche questa è una qualità immagine abbastanza buona per cioè nel 99, cioè questa qui penso che mia mamma l'aveva presa con i punti della Conad o della boh, però va ancora benissimo al giorno d'oggi. Questa qui è una delle mie più recenti, nei miei più recenti ritrovamenti. Trinitron 100 Hz, Digital Dolby Digital Virtual Sound, bla 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 bla. Tasta Trinitron Vega, Mivar 25 M6, Mivar 28 M51, quel coso lì della High Screen MS500, non vedo da qua, MS159 5E, non vedevo. Questo è Philips qui, che il modello è talmente lungo che non posso neanche ricordarmelo. Fra poco ci saranno le recensioni di queste TV qui, che sono pesanti. Devo ancora trovare un modo per farle dove sono, per questa, perché non ho la forza di alzarle da solo. Mivar 20P3 è un altro quasi uguale identico a quelli. Ma nonna, sta lampadina LED la voglio lanciare giù dalla scala. Rovina tutto. Anche se è della Osram. Vabbè, questo è qui sopra. Ne ho, e le altre? Ce n'erano altre, no? Voi mi direte, dove sono finite? Beh, dovevo fare un'altra lampadina di merda. Dovevo fare spazio. E sono finite qui. Quindi questa qui è la Mivar 14 M4. Questa qua è l'altra Philips. Quella lì è la Amstrad. Allora, qui c'è un Acer, il mio Acer V771, che sta dando un piccolissimo problema adesso, però cioè è proprio piccolo, che vabbè, chi se ne frega. Qua c'è un'altra luce al neon, però questa qua non è preheat, questa qua è rapid start. E questa qui, e questa qua è una luce incandescente, una lampadina incandescente bellissima. Cioè, guardate che luce che fa. Figata. Aspetta. 60 watt. Un'altra luce al neon. Rapid start o instant start, non so che cos'è. Qua c'è, non si vede un pip. Qua c'è una United. La United
Non mi ricordo il modello perché sono stupido. Comunque, qui con Play 2, il mio Panasonic, quel coso lì. Qui sotto possiamo ancora vedere. Wow! Strano, peggio per un eco click. Qua c'è la Amstrad TV14 che è finita qui perché non avevo molto più spazio da tenere. Da tenerla sopra. Ah, ci sono due neon che mi ero dimenticato di farvi vedere. Quello lì dietro e quello là sopra, tutti e due uguali, tutti e due ST911. Due telefoni CB della Presta, cioè del 1800. No, scherzo. Comunque sono Safnat Milano. Mio overboard che non uso più. Una stampante. Una lampadina di merda. Una fotocopiatrice lì sotto e boom. Questa stampante la posso smontare tutta adesso. Tipo così. Qualità. Vabbè, rimettiamolo al suo posto. Vabbè, ciao ragazzi e al prossimo video. Grazie a tutti per i 70 iscritti.